Quello che non abbiamo assolutamente messo in questo momento dentro questa carta, anzi voi vedete solamente la campitura del Monte Testaccio, ma è comprensibile il perché, sono le infrastrutture, comunque le strutture, le attività connesse ai luoghi di stoccaggio. Anche di questo se ne è parlato, la prima è stata chiarissima ieri e quindi non mi pare quasi inutile ripeterlo. Cioè, attorno a questo, e si è visto anche lo stiamo vedendo noi nel lavoro fatto sullo scavo del Monte Testaccio, c'è un mondo che non è solamente le grandi aree logistiche come devono essere il Testaccio o forse gli scali fluviali in Piemonte, ma probabilmente c'è anche un mondo nella città che è fatto di sicuramente le installazioni portuali, cioè, appunto delle discariche, non so, mi viene in mente il poster di Rita Volpe, è l'orreo legato alle terme italiane, di servizio alle terme italiane. Quello è un luogo dove si stoccava cosa? Si stoccava qualcosa che era di servizio alle terme, quindi era un magazzino abbastanza particolare. E poi gli edifici dei collegi professionali che possono su questo dare informazioni sia sulle attività di magazzino e sia dare anche delle indicazioni topografiche. L'epigrafe di Ora Seiana, se ne parlava anche ieri, oppure la classica epigrafe, quella dei villici Predionio d'Albanorge, che forse segna, potrebbe segnare il limite topografico fra gli Orre e i Predi, insomma, ecco, anche su questo, diciamo, anche questa è una categoria, diciamo, una tipologia di informazioni che può darci. E poi, ultimo, ma naturalmente ben altro che ultimo, il problema del rapporto fra distribuzione, vendita e stoccaggio, cioè è una problematica complessissima, coincidono, non coincidono, come coincidono, non coincidono mai, ci sono luoghi di distribuzione di vendita che hanno loro specifiche strutture di stoccaggio legate alla loro funzione. La Porta di Costruzione Frumentaria ha una sua zona di stoccaggio che è legata a quel tipo di o è solamente un luogo dove si fanno le distribuzioni e così diciamo in altre. E anche qui abbiamo fatto così una cosa qui veramente tagliata con l'accetta, come si dice. Tra l'altro c'è un problema sugli ore che piano, vedete, è dato solamente un magazzino primo e non come anche un luogo di possibile vendita. Però ecco, qui abbiamo cercato di fare una prima grossa scansione. Quelli che vengono dati come dei magazzini, si parla di loro come dei magazzini, quelli che invece sembrerebbero essere più legati alla distribuzione, alla vendita, ma anche magari con strutture di stoccaggio. Poi questo segno di scarica, ripeto, noi l'abbiamo inserito perché come segnale di quello che dicevo prima, cioè le strutture, infrastrutture aree che hanno però un legame diretto. Allora, il Monte dei Cocci ovviamente ha un legame diretto con diciamo un sistema di approvvigionamento e di stoccaggio, così come probabilmente alcune le discariche delle nostre anfore, delle nostre recinti di anfore sullo scavo. I problemi sono tanti. Adesso voi vedete per esempio, non so, tutti gli ultimi numeri. Vedete ore e si richiama ai frammenti della formula Urbis che riguarda la zona di Trastevere, che sono messi così semplicemente perché noi ci stiamo cominciando a lavorare ora. Sono frammenti che indicano in realtà porzioni di quartieri, dentro cui però ci sono, diciamo, segnate strutture che dal punto di vista proprio della tipologia della planimetria dell'edificio potrebbero essere ricondotti a magazzini, cioè hanno quella solita forma, si aprono su stanze, su cortili, sistemi seriali che potrebbero, però quello è un lavoro che noi diciamo, stiamo cominciando a fare solamente adesso. Ci sono una serie di edifici forse assimilabili a magazzino, a celle di stoccaggio. E per esempio ve ne segnalo solamente alcuni, a Via Volturno vicino a Castro Pretorio ci sono sono stati ritrovati dei resti di ambienti
in laterizio con degli scarichi di anfore interne, ma potrebbero essere delle anfore in realtà stoccate, non è detto che sia una discarica, diciamo dal ritrovamento non è molto chiaro, però c'è un legame, sono molte, insomma c'è un legame fra la struttura e le anfore che ci stanno dentro, oppure i ritrovamenti su via della Lungaretta sotto il convento delle Sante Rufine II, che sono invece una serie di, diciamo, il solito meccanismo di stanze in serie ritrovate di fronte a via della Lungaretta, qual è il tratto urbano dell'Aurelia Antica. Anche lì che cosa... oppure gli orari di Lucio Nevi Clemente, invece, che potrebbero segnalare quelli diciamo, di cui sono ritrovati i resti sulla Villa Tobe, nella Villa Tobrandini sul Quirinale, che potrebbero segnalare una struttura privata di una certa dimensione, che ha appunto tracce nelle fonti, ha tracce. Naturalmente, va bene, ne abbiamo cominciato a parlare, poi ci si potrà tornare, il problema della Porta Costituzione è un problema tutto aperto. Veniamo alla cronologia. Noi per ora abbiamo fatto l'operazione più rozza, cioè ci siamo mossi cercando di individuare quando vi era una notizia certa rispetto al momento di costruzione di questi edifici, quindi se sono di età repubblicana, se sono di età imperiale o se non abbiamo chiara questo quadro. Però, ripeto, questo della cronologia a noi sembra sia importante proprio per l'altro pezzo, l'altro pezzo della frase, cioè per la continuità di vita, cioè capire, perché questo l'abbiamo visto, non solo i grandi edifici, che per le grandi strutture che erano private, che poi passano alla proprietà imperiale, poi passano alla proprietà, cioè quindi hanno quel percorso che avviene, diciamo, durante l'impero, ma, diciamo, proprio vedere cosa significa questa scala temporale così ampia sulle trasformazioni che possono avvenire su questi edifici. La solita Porta Costituzione, certo, fa impressione, è un edificio che dura secoli. Lo ritroviamo con la forma severiana, è un edificio che si ha notizia dall'inizio del secondo secolo antico. Cosa avviene in questo tempo? Forse anche tutta la discussione sulla sua funzione, sono i navali, sono i granai, sono le dogane, sono non so che cosa, deve tener conto di questo. Forse è un edificio che cambia funzioni, che parte, in parte cambia funzioni, è un edificio gigantesco. L'unica cosa che a me sembra effettivamente forte come informazione è che sia qualcosa che nasce strettamente connessa all'emporio, cioè tutte le fonti ne parlano, una cosa che nasce, cioè come un sistema. L'emporium e la Porta Costituzione sono un sistema legato all'installazione portuale. Poi che cosa è un edificio effettivamente abbastanza misterioso, ma questo adesso è una digressione. Qui vedete la solita schermata con queste scansioni molto, molto grossolane. Anche qui i problemi sono tanti, l'abbiamo detto, il problema di ora segnala per esempio è uno di quelli, cioè